Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo focus sulla Action Cam 4K di G Technology. Con il breve video odierno volevo raccontarvi quali sono state le ultime funzionalità introdotte dal brand cinese con i firmware successivi a quello che ci ha guidati nel video dopo 6 mesi d'uso della camera, che, se ve lo foste perso, trovate linkato in descrizione e qui in alto tra le schede. Ricapitolando brevemente, ho recensito la camera circa 9 mesi fa con il firmware originario, dopodiché ho pubblicato un approfondimento su tutte le novità introdotte dal firmware 1.1.0 alla versione 1.3.3. Quindi il focus a cui accennavo poc'anzi dopo 6 mesi d'uso con su il firmware 1.4.0, tra l'altro ritirato perché buggato, ed eccoci oggi al riassunto dei firmware dal 1.4.14 all'1.6.1. Ovviamente rimando a tutti quegli altri focus per avere una panoramica completa di tutte le funzioni aggiunte nel corso del tempo. Nelle ultime settimane, G ha rilasciato diversi aggiornamenti introducendo alcune novità interessanti e soprattutto per cercare di porre rimedio a qualche bughettino fastidioso che, ad onestà del vero, ancora si verifica e che spero possa essere sanato quanto prima, ma ci tornerò tra pochissimo. Oltre alla camera, l'azienda cinese ha delle applicazioni companion per Android ed iOS che non solo permettono di controllare la camera da remoto, ma hanno tutta una serie di funzionalità che praticamente su base bimestrale vengono ampliate e migliorate, e vedremo anche qui che cosa è cambiato rispetto a quanto vi avevo mostrato nei precedenti focus. Bene, con il firmware 1.4.14 pubblicato al posto della versione ritirata 1.4.0 sono arrivate diverse novità. È stato aggiunto il multilingua per alcuni paesi europei, sono state inserite le funzionalità di zoom e spostamento nelle foto facendo doppio tap su di esse quando si è nella galleria, è stata aggiunta la quick view, cioè la possibilità di avere una breve anteprima subito dopo aver effettuato uno scatto, gli effetti audio, cioè ad esempio la possibilità di contrastare il vento, le opzioni per il microfono, non solo più acceso o spento ma anche alto o basso, la gestione degli ISO sia per i video, soltanto massimi, o foto, minimo massimo. È stato cambiato ad exFAT il file system di default per le micro SD maggiori di 32 GB e questo secondo me ha causato uno dei bug che vi anticipavo e su cui tornerò tra poco. Sono stati poi sistemati alcuni bug relativi ai nomi dei file per foto e video, a stati di non responsività della UI nella preview delle immagini e alcune possibili cause di blocco quando si registravano video a 120 o 240 frame per secondo. Infine sono stati ottimizzati il pairing Bluetooth con il telecomando remoto e la procedura di cattura dei timelapse. Un aggiornamento decisamente corposo, probabilmente il più grande di sempre per questa Action Cam. Come anticipato già due volte, questa update ha causato anche qualche instabilità con le micro SD, perlomeno con la mia. Difatti, capitava spesso che dopo un certo periodo di utilizzo misto, foto, video, in modalità varie, spegnendo e riaccendendo la camera, essa non rilevava più la micro SD, una gran bella gatta da pelare. Con il successivo firmware 1.4.23 rilasciato in tempi record, il brand tornava a lavorare proprio sulla gestione delle micro SD, aggiungendo il supporto ai file più grandi di 4 GB. Ricordo infatti che fino al firmware precedente la cam spezzettava automaticamente le registrazioni in blocchi da massimo 4 GB per gli ovvi limiti del file system FAT, ora abbandonato in favore dell'exFAT. Veniva aggiunta la modalità risparmio energetico e il supporto a indicatori LED via USB. Venivano corretti due bug che causavano problemi con la risoluzione delle foto nella galleria ed uno relativo all'uscita audio-video. In più veniva migliorato il sistema di aggiornamento firmware, cambiato l'algoritmo che calcola l'indicazione di batteria residua, migliorata la riproduzione sonora dei file in galleria ed infine, almeno in teoria, migliorata la compatibilità con vari tipi di micro SD. Dico in teoria perché, sempre nel mio caso almeno, la camera continuava a non riconoscere più la micro SD dopo un certo periodo di inattività. Riformattando la micro SD, magicamente l'Action Cam tornava ad utilizzarla senza problemi. Passava quindi un mesetto o giù di lì ed altri due firmware venivano rilasciati. La versione 1.5.1 ha aggiunto la possibilità di scegliere la lingua cinese, andando di fatto ad unificare in un unico ramo i firmware cinesi con quelli europei fino ad ora gestiti separatamente, di ottimizzare da menu la micro SD in uso e sono stati apportati anche nuovi miglioramenti sempre nella gestione della micro SD. Ma, spoiler, ancora una volta il problema del blocco non è stato risolto. È stato ottimizzato il da poco introdotto supporto agli indicatori LED via USB ed è stato fissato un problema che portava al crash della camera quando si effettuava il downgrade del firmware. Con il successivo aggiornamento, l'1.5.6, venivano fissati altri bug, uno che portava problemi durante il salvataggio del timelapse foto, uno che causava la comparsa di un messaggio di avviso non eliminabile se falliva la cancellazione di un file, uno che causava crash quando si abilitava l'uscita audio-video con la modalità quick view attiva ed uno che impediva l'upgrade del firmware.
Non sono mancate alcune non meglio precisate ottimizzazioni alla UI e alla possibilità di spegnere rapidamente la camera anche se in modalità Quick View. Infine, eccoci all'ultimo firmware ad oggi disponibile, la versione 1.6.1, che ha portato due interessantissime novità e diverse ottimizzazioni. Le due novità sono la possibilità di impostare manualmente il metering e bloccare l'esposizione, ma soprattutto è stata aggiunta la tanto richiesta possibilità di salvare le foto in formato RAW. Nel changelog è riportato che si tratta del formato DNG, che comunque appartiene alla famiglia dei RAW, anche se è proprietario di Adobe. G ha quindi evidentemente deciso di seguire uno standard piuttosto che creare l'ennesimo RAW proprietario. Tra le altre novità ci sono due modifiche, una relativa ad alcuni bitrate nella modalità video e l'altra la rimozione dell'inutile messaggio che avvisava che la cattura della foto era stata effettuata nella modalità foto più video. Non mancano diverse ottimizzazioni alla galleria, alla UI, alla qualità dei toni rossi, al bilanciamento del bianco ed ai colori flat ora slegati dalla modalità diurna. E queste erano le tante novità introdotte con gli ultimi 4 firmware rilasciati dalla casa, che si sommano ai 6 firmware analizzati nei precedenti focus. Ma, come anticipato, G non è solo Action Cam, c'è anche l'app Companion che, di pari passo con le novità firmware, ha aggiunto novità software molto interessanti. La prima e più evidente è la rinnovata UI. Il brand cinese sembra costantemente insoddisfatto dello stile della sua applicazione, tant'è che la rinnova praticamente ogni 3 mesi, cambiandone profondamente i connotati. Purtroppo ancora non è stata resa compatibile con l'iPad e quindi gli utenti iOS debbono accontentarsi di quella zoomata per iPhone. Comunque si è perso lo stile un po' vecchiotto della precedente versione e se ne è abbracciato uno più moderno e vicino al gusto delle ultime versioni di iOS ed Android. La prima schermata ora è dedicata alla nostra Action Cam e, se non connessa, ci viene richiesto subito di collegarla. Ovviamente è stato aggiunto il supporto alla recente G4K Plus. Il collegamento avviene ovviamente via Wi-Fi Direct e possiamo scegliere noi se farlo sulla frequenza 2.4 o 5 GHz. Comunque, una volta connessi, è possibile scattare foto, registrare video in tutte le possibili modalità supportate con comodità da remoto. La seconda schermata è dedicata all'album fotografico e qui troviamo fondamentalmente le maggiori novità. In pratica, G ha creato un editor fotografico decisamente potente per i nostri scatti fotografici e catture video, sia quelli effettuati con l'Action Cam sia altre foto che abbiamo in galleria. È possibile creare filmati partendo da video e foto, processare più immagini in contemporanea, creare panorami, gestire l'HDR, creare immagini sferiche, semisferiche o circolari, colorare parti di foto, gestire la sfocatura, applicare filtri di bellezza e non solo. Ci sono filtri alla prisma per capirsi, quindi gestiti con intelligenza artificiale, o altri preset prefissati. È possibile aggiungere stickers e ci sono tutta una serie di tool per manipolare le foto. Insomma, un tool davvero completo ed interessante. Il terzo tab ci permette di condividere sul social network di G le nostre catture ed è possibile seguire determinati canali, utenti e quant'altro. In pratica il brand ha unito nella sua app idee come quelle alla base di Instagram, Snapseed, Prisma, eccetera. Ma devo dire che la realizzazione finale non è affatto malvagia. Certo, per noi utenti europei, non so quanto, almeno la parte social, possano essere di appeal, ma almeno l'editor è davvero curato e potente. Infine, l'ultima schermata è dedicata al nostro profilo, con la gestione di notifiche e chat di assistenza, il forum e così via. Non manca la gestione degli upgrade firmware direttamente in app, anche se, sinceramente, non sono convinto al 100% della sua implementazione e preferisco aggiornare la cam copiando manualmente il firmware scaricabile dal sito web sulla microSD e lanciare l'aggiornamento. Queste erano le novità firmware e companion app aggiornate ad oggi. Sono sicuro che nei prossimi mesi arriveranno nuove funzionalità e a tempo debito sarò qui pronto a raccontarvele. Prima di salutarvi, come mio solito, volevo riportarvi qualche demo che ho registrato con i nuovi firmware della G4K e ci sentiamo al termine per le conclusioni e saluti.
Bene, la G4K continua a mio avviso a dominare la scena delle action cam con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Ormai la si trova spessissimo in offerta a meno di 200 euro e devo dire che ne vale sicuramente la pena. Se poi si sbrigassero a risolvere anche quel recente bug della microSD, tornando alla splendore di qualche mese fa, beh, sarà anche meglio. Nel frattempo, in attesa di nuovi update, se anche voi aveste problemi con la microSD, non è detto ne abbiate, vi consiglio di rimanere su firmware precedenti come l'1.3.3, a meno che non necessitiate delle foto RAW o altre funzioni secondarie aggiunte di recente. Rispetto alle cam concorrenti, più economiche, G offre un numero di funzionalità decisamente superiore e miglioramenti costanti nel tempo. E poi c'è tutta la questione app companion che non c'è nella concorrenza. Rispetto ai brand più blasonati come Sony o GoPro, secondo me G è posizionata correttamente, costa di meno, offre spesso di più o comunque non è mai in difetto, ma ovviamente non gode della potenza commerciale dei suoi rivali. Tra l'altro la G4K Plus è ancora ora l'action cam più potente sul mercato con i suoi 60 frame per secondo in 4K e stabilizzazione digitale, mentre con la G4K si arriva massimo a 30 frame per secondo in 4K, comunque ottimi, senza stabilizzazione digitale. Quest'ultima è attivabile al massimo in 2.7K a 60 frame per secondo, che poi è la mia scelta preferita per le riprese video. Se volete il massimo c'è il modello Plus, altrimenti anche questo a mio avviso è una delle migliori scelte possibili sul mercato. Nei giorni scorsi è finalmente sbarcato in Italia anche il gimbal ufficiale, venduto su Amazon a prezzi però ancora poco concorrenziali, siamo attorno ai 200 euro e sinceramente, nonostante il precedente focus sulla G avessi espresso il mio desiderio di averlo, il prezzo è ancora troppo alto per me in rapporto a quanto lo utilizzerei. Se scenderà ne approfitterò e sicuramente lo verrete a sapere in futuri focus. A questo punto non mi resta altro che salutarvi. Se avete trovato questo video utile o interessante fatemelo sapere con un bel like e non dimenticate di iscrivervi al canale attivando le notifiche per essere subito avvisati quando arriveranno nuovi focus sulla G4K e tutti gli altri contenuti che pubblicherò a breve. Per qualsiasi domanda, commento, eccetera, mi trovate qui su YouTube, sul blog o sui canali social, Twitter, Telegram, Facebook e quant'altro, con tutti i link indicati in descrizione. Ci sentiamo presto, ciao!